Albano Carrisi, cari amici, Albano Carrisi, una terribile confessione, una terribile confessione. Ecco qua la situazione, vedete? Albano, drammatica confessione, ho pensato di togliermi la vita. Ecco qua. Vedete? Vedete, cari amici, cosa dice Albano? Ha pensato pure a togliersi la vita. Albano Carrisi afferma di credere nell'esistenza di Dio. Non è che io credo, lo so, l'ho sentito molte volte, così come ho sentito il diavolo, capito? E Dio lo avrebbe salvato da compiere quel gesto estremo. Dopo la scomparsa di Ilenia e la separazione con Romina, sono stato da solo per 9 anni. Il dolore era terribile. Pensavo che Dio mi avesse abbandonato. E con il dolore cresceva una voce che diceva: Albano, eliminati. Albano, falla finita. Ma poi, prosegue Albano, ho capito che era la voce del demonio. E ho sentito anche la presenza di Dio. Ho provato una pace profonda e mi sono detto: chi sei tu per giudicare Dio? Ricordati che anche lui ha perso un figlio. Bellissima la fede, cari amici, una cosa bellissima. La fede ti dà una mano, ti dà. La fede ti dà una mano, cari amici, ti dà una mano. La fede ti accompagna per tutta la vita. Ti accompagna anche al punto della morte. Poi tu muori e quando sei morto la fede ti dice che tu magari vai in paradiso, vedete, l'al di là. Mentre l'al di là, conclude il cantante, spero sia un luogo in cui ogni pena sarà consolata. Ogni cosa troverà senso. Spero che il Signore mi accoglierà tra le sue braccia. Ecco qua, cari amici, ecco qua. Capito? Questa è la situazione, cari amici. Albano Carrisi, ottimo cantante. Io l'ho sempre detto che la fede, se hai la fede, hai una marcia in più, una marcia in più. Ma insomma, io, Serafino Massoni, purtroppo non ce l'ho la fede, purtroppo. L'ho chiesta tante volte a Dio la fede, ma io non ce l'ho la fede. E pensate che ho già 83 anni compiuti e ancora non ce l'ho la fede, non ce l'ho. E quando penso all'aldilà, mi vengono in mente le parole di William Shakespeare nell'Amleto, perché William Shakespeare nell'Amleto definisce l'aldilà la terra sconosciuta dalla quale mai nessuno è tornato. Questa è la situazione, cari amici, questa è la situazione. E io altro non so che dirvi, io so soltanto che non c'ho la fede, però mica me lamento, Io ho la fede soltanto nei miei libri, ho fede solo nei miei libri, ho fede io. E questi sono 2 libri importantissimi per me, 2 libri importantissimi. E l'ultimo che sta a tutte le librerie è La Cometa dell'Imperatore, eccolo qua La Cometa dell'Imperatore. Poi c'è anche La Stirpe del Serpente, che è l'opera mia principale. Va bene, cari amici, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni e dai suoi libri.